Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Computer Museo. In questo episodio parleremo di elettronica, ma più che altro sarà solo un unboxing, recensione e andremo a vedere un secondo i componenti, perché l'episodio vero e proprio che faremo sarà innanzitutto in diretta, quindi sarà già creato in pubblico molti mesi prima per avere il video intero, mentre il video proprio girato in HD e tutto verrà tutto ricaricato appunto a dovere domani, in teoria. Poi adesso devo vedere un secondo quanto ci metterò per costruirlo. Quest'oggi infatti parleremo di questo oggetto, pagato 9,90€ al posto di 6,99€, pensate che guadagno, no, parità, perché arriva dalla Cina a 6,99€, mentre con 9,99€ mi danno spedizione Prime un giorno, quindi l'ho ordinato ieri sera e mi è arrivato oggi. Ed è quello di costruire un orologio digitale con lettore di temperatura. Praticamente ci danno loro tutti i componenti. Questo lo volevo fare perché di elettronica l'ho un po' trascurata, l'elettronica semplice, e andremo a vedere su come funziona. Ma quest'oggi appunto ci limitiamo ad aprire il pacco. Allora, andiamo a vedere un secondo come... Allora, qui dentro ci troviamo un altro pacco, quindi in pratica sono già due pacchetti molto pesanti, tra parentesi, neanche poco leggeri. Andiamo a vedere, questo orologio l'hanno fatto vedere in tantissimi perché dicono che è facile da costruire e tutto, quindi io sono più che felice. I display sono più che giganti, anche come vedete come tipo di grandezza sono grossissimi. Il pacchetto viene spedito appunto qui dentro, io direi di andare però a prendere una forbice perché così non riesco ad aprirlo. Ok, abbiamo la forbice. Andiamo ad aprirlo e andiamo a vedere al suo interno cosa contiene. Innanzitutto troviamo i pezzi di plexiglass che andranno poi a montarsi con il nostro orologio. Però speravo che era anche più grande. I pezzi plexiglass, scusate, sono composti, sembrano in legno, per realtà non lo sono, perché sono delle mascherine che poi devono essere tolte appena abbiamo montato il tutto. Serve solo a non rigare il plexiglass. Inoltre dentro cosa troviamo? Troviamo due integrati, con il loro porta ovviamente integrato. Troviamo l'integrato STC15W404AS e l'integrato dovrebbe essere NE, ma in verità è un DS1302. Non so di che integrati sono. Questo è da mettere davanti allo schermo, insomma davanti al display. Qua ci troviamo davanti allo schema dove ci spiega il nostro collegamento, quindi come collegare il tutto. Molto semplice, spiega proprio nel preciso come mettere i componenti. Scheda breadboard già pronta, predisposta. Resistenze, ovviamente ci vengono dotate tutte resistenze, tasti, pulsanti, attacchi e molto altro ancora. Le quattro cifre display, le viti per il montaggio e ovviamente il cavo USB. Questo è quello che ci viene dotato, andremo a fare appunto un episodio speciale solo su questo e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!